Dall'arco di Porta Napoli fino a Piazza Carlo Tresca si contano 39 negozi sfitti, di cui 28 solo nella zona sud di Corso Video, da Porta Napoli fino a Piazza del Carmine. Un'amara fotografia per una città che vuole vivere di turismo. Il dato preoccupa e non poco gli esercenti della zona e le associazioni di categoria che più volte hanno sollecitato gli amministratori comunali, e non solo quelli attuali, a sedersi intorno a un tavolo per affrontare il problema. La schiera dei negozi sfitti nel centro storico cittadino non è sfuggita agli occhi dei turisti. Fra i 39 contati e filmati non sono pochi coloro che risultano abbandonati a se stessi fra degrado e incuria. Uno scenario che riaccende tutte le polemiche su uno dei problemi che non può considerarsi meno urgente. La Confesercenti con insistenza ha proposto i negozi a tempo per creare attività temporanee laddove la strada cinesca sarà abbassata. Sono proposte da prendere in considerazione e una delle priorità che deve assumere l'amministrazione assieme alle associazioni di categoria per risolvere il problema, interviene Franco Ruggeri, direttore di sede CNA. Situazioni che potrebbero essere affrontate, sai, il tempo ristorra, gli infopoint, comunque è bruttissimo vederle così. Molti di questi sono abbandonati nel senso più deteriore della parola, nel senso che sono pieni di sporcizia, ridotti veramente male, insomma, fanno male vederli per il corso, situazioni del genere. Quindi sicuramente io credo che questa sia una delle priorità che deve assumere l'amministrazione insieme alla sua giunta per risolvere il problema. Mentre residenti del centro storico e cittadini continuano a proporre l'installazione di infopoint di vetrine a tema per non lasciare le attività sfitte in balia del degrado. Soluzioni urgenti vanno trovate dal momento che non si può negare l'evidenza.